A El Paso, nel Texas, dove questa sera Oscar De La Hoya, il pugile più popolare, probabilmente il più forte di questa generazione, difende il suo titolo dei pesi welter versione WBC. Queste sono immagini di un incontro preliminare che vengono riproposte per colmare un intervallo tra un match e l'altro. Abbiamo sul ring César Corrita Soto contro Paulo Perez. Vedete che il sole è ancora alto e quindi, ripeto, sono immagini non in diretta. La categoria è quella dei pesi piuma. Soto è pugile di spalle in questo momento, carnagione più chiara, tutti e due in pantaloncini rossi. Soto è un pugile di lunga esperienza, anche se ha solo 25 anni, 50 vittorie, 7 sconfitte, 2 pari, 38 successi prima del limite nel suo record. Soto è il numero uno nelle classifiche dei pesi piuma WBC. Bel destro di Soto. È Soto che tiene l'iniziativa. Ci sono due titoli mondiali in programma nella riunione di El Paso. Oscar De La Hoya contro il francese Patrick Charpentier. E poi questo è pesi welter WBC, mentre per i pesi leggeri sempre WBC Steve Johnston difende il titolo contro il messicano Cesar Bazan. Ci saranno alla fine 50.000 spettatori. Il record di Juan Paulo Perez, 39 vittorie, 17 sconfitte, 2 pari, quindi due pugili di lunga milizia sul ring. È stato un colpo basso di Paulo Perez, subito sottolineato dall'arbitro. Largo destro di Soto. Destro al corpo di Soto. Sinistro di Soto. Poi il destro, poi il sinistro di Soto. Vai,
una reazione di Paulo Perez. Buon montante destro, poi gancio sinistro di Soto e finisce al tappeto Paulo Perez dopo questa brillante combinazione di Soto. Non ha nessuna intenzione di alzarsi, Paulo Perez vince per KO la seconda ripresa, Cesar Corrita Soto. Nel record di Soto ci sono due incontri per il titolo mondiale, due sconfitte, una con Duke McKenzie nel 1991 e una nel 1996 contro Luisito Espinosa a Manila, quindi una sconfitta ai punti a Manila contro un filippino, insomma, ed una ugualmente ai punti contro Duke McKenzie in Inghilterra. Due sconfitte fuori casa, due sconfitte esterne, insomma. Ecco qui la brillante combinazione con la quale Soto, ecco questo sinistro, e questo è il colpo che decide, il sinistro al fegato di Soto, finisce KO Paulo Perez, KO la seconda ripresa, quindi rinforza la sua posizione in classifica, è già numero uno nelle graduatorie WBC. Quindi avrà sicuramente una terza opportunità di battersi per il titolo. Ladies and gentlemen, referee Jerry McKenzie reaches the count of 10 at 2 minutes 14 seconds of 2 minuti e 14 secondi della seconda ripresa. WBC ranked featherweight in the world, De Juarez, Mexico, Cesar Corrita Soto.